Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Nazoom Eleven SD. Prima di cominciare, due cose veloci. Ho preso familiarità con il gioco, quindi ho spulciato bene tutte quante le caratteristiche che ha, tutte quante le funzioni che offre. Poi, per quanto riguarda le partite, sto ancora decidendo come farle. Se mostrarle tutte quante in video con tagli e cose varie, oppure se mostrare solo la partita principale, cosa che non mi piace. Perché cosa ho fatto io? Ho praticamente sconfitto tutte quante le squadre della mappa del Football Frontier, la prima mappa ovviamente, e sono arrivato alla partita contro la Minodosan. Però stavo pensando che questo modo di fare non è che mi piaccia molto, quindi magari oggi ovviamente sconfiggerò la Minodosan e sconfiggerò anche la squadra che c'è nella mappa successiva. Però alcune partite le mostro, ma non tutte magari. Comunque sia, oggi affrontiamo la Minodosan e per quanto riguarda le slottate, ultimissima cosa, le farò tutte quante a fine settimana, credo, perché ho visto che le ricompense danno biglietti, danno tantissimi biglietti più vai avanti con i giorni, quindi magari l'ultimo giorno della settimana, quando ti dà l'ultimo biglietto, è il giorno ideale per fare la slottata e cercare di reclutare più giocatori possibili. Quindi cominciamo subito con la prima partita contro la Minodosan The Football Frontier e come vedete c'è uno stage segreto e un altro stage da sbloccare che non so come si sblocca perché in rete non ho trovato nulla e anche cercando di fare varie partite, cercando di segnare più gol possibile e cose varie, non ci sono riuscito. Quindi cominciamo subitissimo questa partita e cerchiamo di vincerla. Si dice che la Minodosan abbia una difesa insuperabile. Vedremo se sarà così. Piccolo appunto, lo scorso titolo del video. Tempesta di fuoco e tormenta di fuoco. E dai. Oi oi oi. Ah però fortini. Io sinceramente ho potenziato i giocatori giocando solamente senza usare appunto alcun tipo di potenziamento. Passiamola a Kozumaru. Tutti in difesa stanno, sì? Guarda un po' che ti combino. Vai. Bucket Storm. Tormenta di fuoco, contenti. 164, mi è arrivata anche a 220. Ui, 100 di potenza il portiere. Cavoli, un 5... Oh no, 300 invece. Cavoli. Sarà dura, sarà molto dura. Oh, yoi, yoi, yoi. Però loro difficilmente segnano. Quindi cosa fai? Dragon Crash, vabbè. Questo è fissato con sto Dragon Crash. Dunque abbiamo, sì, abbiamo Jude che può bloccare la palla con Spinning Cat, ma non la blocchiamo a quanto pare, ma ehi, un po' di potenza l'ha fatta perdere. Goddohando un 90% di probabilità, 93 che è il massimo, a perdere con questa probabilità, e mi è successo durante un po' di partite per conto mio, è stato davvero triste. Sapete quando vorreste proprio imprecare contro il cielo, per modo di dire? Perché succedono queste cose, tu premi su Kozumaru, la palla se ne va dove pare a lei. Ma Dragon Crash. Vabbè, no, nulla. Mi sono sbagliato. A questo punto Kozumaru. Perfetto. Niente, tornado di fuoco. Sta da solo. Devo tirare per forza. Perché quando si, quando non è il passaggio di calcio d'inizio, purtroppo il personaggio tira. Non si può fare una combo o cose simili. Ah, 89 di potenza che sicuramente si non si potenzia. Però una piccola probabilità ce l'ho. Yeah! E vai! Bene, bene, bene. All'inizio mi sembrava un po' fastidioso il fatto che tu non potessi segnare al 100% anche con un punteggio più alto. Però alla fine, insomma, ci fai l'abitudine. Però resta comunque fastidioso. Non tanto come all'inizio, ma... Oh, che stanno in burning? Oh, cavoli. Uia! Oh, maledetto.
Ma... ah, perché... ancora il loro turno? No! Cosa fai? Sidewind! Sì. Serpente a sonagli. O era il Crotalo? Mi sembra che fosse il Crotalo e Sidewinder. Barata sicuro. 80 per... 91 infatti. Stavo per dire 88 o 91. Più o meno ci siamo. Sto iniziando insomma a vedere, a capire un po' come funzionano i punteggi. Perfetto, vai. Shining Bado. Quanto bella la parata giapponese. Non sanno pronunciare bene le parole inglesi. Troppo bello. Zawul. Cioè, la fonetica è quella. Quasi. Però è troppo divertente. Ah, ok. Quella parata fortunata? No, la parata fortunata è quella col sedere che fa l'autaku. Questa è la parata di... la mega parata di forza? Una cosa del genere? Quella che usa il portiere della Kirkwood. Sì. Se non sbaglio. 2-0, 34 minuti, primo tempo, quindi ok, così. Abbiamo sbloccato... no, Anna è quella che merita i punti. Ne sono quasi sicuro. Ok, vai. Ancora in Burning! Sti cavoli! Vedi? Vedi, quando è così fanno gol. Tattica. Perfetto, ora. Vai. Tornado di fuoco. Ok, nessun potenziamento. Non ha perso molto. Bene. Ok, parata quella lì. La pancia. Wow! È dentro. Mamma mia. Che dolore. Che dolore sarà fuori. Mamma mia. Ti fa venire dolore di pancia sto gioco. Davvero. Potrebbero giocarsela bene, eh. Potevano giocarsela bene. Ho visto che gli strumenti sul campo si possono... bravo, tiro a catena, bravo. Si possono prendere anche con la palla. Però a me non ha funzionato, quindi boh. Da altri video l'ho visti, per, insomma, per capire un po' meglio come funzionavano le partite. Però a me non ha funzionato. Invece agli altri sì, perché sono bravi. Ok, questo era un passaggio semplice, quindi... andiamo con Asto. No, non si può fare. Vai. Con Asto non potevo passarla ad Asto. Cioè, potevo, ma no. Era meglio di no. Dai, con sto Sidewinder. Mamma mia. 204! Jude, ti prego. Mettendo Jude qui non è ottimale, perché mi blocca lui le palle, non JP. E inoltre, se mettessi JP a centrocampo, mi bloccherebbe, cioè mi scalerebbe il punteggio totale. E quindi niente. Vedi, però adesso mi va bene che il punteggio sia calcolato in questa maniera, se la palla va in rete o no. Non sempre, ma a volte. Ah, devo fare così, è vero. Non così però, Cribbio. No, no. È gol. No! Non è gol! Pezzenti! Fatto bene! Oh! Volevo passarla in realtà ad Asto, ma è andata male. Siamo nel recupero. Allora, JP... è finita, 3-1. Mamma mia che sbaglio, ragazzi. Cioè, ci sto ancora prendendo la mano con le partite... però, come ho detto appunto, con le funzioni meccaniche, per quanto riguarda il side, la porzione di fianco, ho ben capito come funziona. Ah, l'ultima perché non l'ho presa? Che roba era l'ultima? Dovevo cambiare un giocatore! Infatti c'ho Kurimatsu in squadra.
potrei anche rifarla tranquillamente con un team più forte e completare tutti quanti gli obiettivi. Perché se completi gli obiettivi ovviamente ricevi anche più monete. E più monete significa più giocatori da poter slottare. Ed oggi li slotto, alcuni li slotto sicuro, dato che ho le monete. Ma quelli con i biglietti no. E la Minodosan va giù. Dunque, se avessi fatto un gol entro 28 minuti, avrei aperto il percorso segreto. Questo qui. Aha. E qui si va avanti. Mappo Clear. Clear. E posso mettere 25 amici. Veramente, ieri ho provato a raggiungere il sesto. Mi diceva che avevo la tutta quanta la lista amici piena. Non lo so. Però comunque sia, in grafica vedete anche il codice amico. Poi vi farò vedere anche come aggiungermi nel caso non lo sappiate. Ma è facilissimo. Prima però, le cose importanti, ovvero andiamo a vedere questo percorso nascosto. Chissà quale sarà la squadra avversaria. Ah, ma proprio una mappa di... una mappa proprio. Figata. Sto portiere sembrava forte, ma poi alla fine il portiere più forte è sempre quello dell'ultima squadra del Football Frontier. In teoria, Mark Evans o Endo Mamoru di Inazuma Eleven Ares dovrebbe essere il dio dei portieri sceso in terra. Perché essendo dell'ultima squadra dovrebbe essere più forte. Ma non credo. Sarebbe troppo mainstream alla fine, ma chi se ne frega, è forte Endo. Ad ogni modo, facciamoci anche questa mappa velocemente. Credo però di aver trovato il modo di come impostare le partite. Ovvero commentandole tutte e poi magari tagliando le parti più pochino morte. Ok, in difesa in realtà non c'è nessuno, quindi potrei anche combinare il tiro con Asto. E via. Bakunetsu Storm! Vabbè, basta ora ogni volta. Però guarda che potenza, 246. Cioè, il portiere non ha scappa. Però, potrebbe potenziarsi anche lui un bel po'. Rocchetto Kobushi? Non ricordo di preciso il nome giapponese. Però ho vinto io. Meno male. Meno male, meno male. Queste probabilmente sono le partite che non riguardano la Raymon, ma appunto le altre squadre. Che ci sta. Oh, Rangue! Però Thomas, il mio preferito di tutti quanti, del trio dei fratelli Murdoch. Almeno questo, almeno questo. Sì, perché come Yo-Kai Watch Puni, che può capitare che il personaggio principale, il rappresentante di questo livello, può essere che con una probabilità dello 0,01%, perché level 5 lascia le cose a caso, può essere che decida di venire in squadra con te. L'ultimo dei fratelli Murdoch, finalmente. Il boss allora chi sarà? Axel. Potrebbe essere Axel. Eccolo, l'ho chiamato! L'ho chiamato, il mio giocatore preferito, insieme a Falco Flashman. Goenji, allora, pronti? Vai! Contro la Kirkwood. La Kidokawa Seishu. Un po' prematura come partita, ma... ehi. Devi fare quello che devi fare. Vai. Iniziamo col botto. Potenza abbastanza alta. Non dovrei avere problemi con Spinning Cut. E infatti nulla. Portiere, fai del tuo peggio. Intendo proprio fai del tuo peggio. Fai proprio male, devi fare male. 93% assicurato qui. Vai. Se la para è un mago. È un mago. Mi è successo che con potenza massima mi andasse sul blu. Proprio lì ti sarei la scimmia, davvero. Proprio che lanceresti tutto quello che ti capita sotto mano. Infatti ho quasi spaccato il tablet, ma quella è un'altra storia. È ancora intatto, per modo di dire.
Ho spaccato per modo di dire. Però ci poteva andare vicino. Allora, ti ha fatto un Bakunet Storm di potenza immane, che potrebbe far fatica anche Endo a pararlo. JP infatti l'ha bloccato un po', ma poco poco. Tometimi Seru. Perfetto, potrebbe pararlo, potrebbe pararlo. Miracolo! Miracolo di Mark Evans. Io a volte metto il nome inglese e il nome giapponese, non fateci caso. Si capisce però di chi sto parlando. Eccolo qua, Faia Tornado. Mamma mia, che potenza! Eh sì, perché qua con Axel Blaze in campo il punteggio sale. È un po' particolare la meccanica degli elementi. Quella è una cosa che ancora faccio fatica a capire. Ma è tutta strana. In Azume Eleven con gli elementi a volte li usa, a volte no. In Galaxy, o meglio, nel Go, nella saga del Go, gli elementi sono proprio lasciati a caso. Non hanno senso di esistere. Tranne nel primo Go. Nel primo Go si gioca ancora molto con gli elementi, mentre dal secondo in poi funziona la potenza che hai di tiro e la potenza che hai di parata. Oppure il potenziale difensivo e quello offensivo. Non conta più molto l'elemento. In Galaxy proprio si perde. Invece questi qua mi fanno gol. Vabbè, è un gol, insomma, non è nulla di che. Se vanno in Burning è difficile parare, eh. In realtà nel gioco normale potresti ancora farlo, ma... Vai! Marionetto attacco! Kuzumaru, è tua! Vai! Sulla linea! Ma perché gli ha detto che non era buono lì il tiro? Sì, qua Dragon Crash a caso, ovviamente. JP! Non so, JP da dietro gli fa lo sgambetto. Cosa gli fa da dietro? Vabbè. Oh! Mamma mia no. È praticamente un Dragon Tornado alla fine. È il Dragon Crash col tornado di fuoco. Parata, ok, dai, cioè deve pararla. No, due pari, che palloni da calcio. Niente, finita pari. Niente, è finita in parità. Continuiamo. Oh, grazie Anna. Renditi utile. Secondo tempo, dai. Oi. Vai JP, mostra la tua potenza difensiva con Butobi Defense. Oh, la mostra. La mostra dei mostri. No. No. Cavoli. Ora io sarei in grado di pararla? Per un pelo. Allora, se io dico Kozomaru, qui. Oh! Allora, però c'è sempre Malcolm lì in difesa. Che fai in difesa? Sali anche tu con la squadra. Chi se ne frega se sei un difensore? Tu sali. Fregatene delle regole. Non ascoltare il mister, ascolta me. Tu sali. Renditi almeno un po' utile in attacco, dato che in difesa fai schifo. Rocchetto Kobushi. Mannaggia, proprio in faccia, ti deve arrivare qui. Qui ti taglia proprio. Mannaggia! L'importante è che non fanno gol loro.
Non t'azzardare proprio. Vabbè, certo. Ciao. Ciao. Dai, ce la dobbiamo fare, Asto. Dobbiamo assolutamente pareggiare. Andiamo ai rigori, non mi interessa, però pareggiamo. Non pareggiamo con questa potenza di tiro. Intanto gli Axe Blades è stato scaraventato in aria. Levati, Malcolm, levati! Beh, meno male. Meno male! Niente, finita in parità. Rigori ci sono? Non sono mai arrivato a fine partita in parità, ho sempre vinto. A quanto pare no. Non va bene. Va bene, vincerò per forza allora. Beh, direi che col risultato di 3-1 è più che vinta. E vi farò anche vedere come aggiungere appunto gli amici, come ho detto. Per aggiungere gli amici basta andare qui su Friend, l'ultima casella. Cliccare sulla prima casella con la lente di ingrandimento. E cliccare appunto su aggiungi codice. Vedete? E poi appunto scrivete il codice dell'amico che volete aggiungere, della persona che volete aggiungere. Invece io qui sul timbro significa che ho delle richieste. Infatti avevo 6 appunto notifiche, vediamo un po' chi mi vuole aggiungere. Gente che non conosco, però accettiamola. Vedete? Il primo non me l'ha accettato perché lui ha la lista piena. Invece per vedere il vostro codice amico basta che andate su questa schermata e ce l'avete lì. Poi potete anche appunto inviare dei palloni che sarebbero appunto le giocate disponibili per le partite. Quindi fate così, premete sul pallone e automaticamente lo invierà. Ok, andiamo finalmente a slottare qualche bel giocatore. Allora, vediamo un po', abbiamo attaccanti, midfielder, goalkeeper. Goalkeeper mi piacerebbe. Però io sono per gli attaccanti. Però ci vuole il biglietto per gli attaccanti, quindi fate molta attenzione. Proviamo un po', proviamo. Io parlavo di biglietti, non questi biglietti, ma altri biglietti a inizio video, quindi questo posso anche usarlo tranquillamente. Ho visto che possono uscire anche le scatole dorate. No, vai, facciamo una pull da 10, vediamo un po' se va bene. Se va bene mi fermo perché la fortuna non bisogna mai spingerla troppo. Quindi se qui mi esce almeno un rango S, allora è giusto così. Quell'argento voglio godermela. Attenzione, un rango B. Però lui non mi dice nulla. Ehi, giù Drago B, buono. Forse questo è quello che fa il tiro però. C'è anche un altro giù Drago S che fa il tiro. Ok, quello con gli occhiali della scuola per prodigi. Gorilla e... Oh! E vai! Oh, yeah! Che bello! Poi rango A, ragazzi. Ma è già al massimo della potenza? Vai, un'altra. Questa qui. Poi basta, perché appunto, come ho detto, è meglio non spingere troppo la fortuna. Meglio non esagerare. L'unico di rango B. Vabbè, insomma. Nel prossimo video slotterò altro. Ad ogni modo, Cuggio, questo video direi che termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!